differenza qui è un progetto nel senso di quello che accennavo poco fa io, cioè in effetti questo è il lavoro da fare, questo è il lavoro da fare. Però è chiaro che il progetto di questo tipo devono fare poi le risorse finanziarie per potersi supportare. E qua l'Europa è molto carente, sì, ci sono i programmi che riguardano i programmi per i cittadini, ma non è neanche tanto facile di attivare. Avevo una domanda che però diciamo è un livello veramente leggero, mi sembrava un po' come sono qui e sulla federazione in quanto riguarda diciamo il concetto anche di segreto. La mia curiosità era di dire dal suo punto di vista in quanto riguarda la federazione umanitaria diciamo alla cultura, nel senso che proprio negli ultimi periodi c'è stato anche lo scandalo nei giornali per quell'evento di un ragazzo che era stato, diciamo, secondo me quei punti di contatto proprio con i giudici tra le reti che poi sono anche le reti migratorie, cioè la mia curiosità era di capire se secondo lei quali sono stati gli errori dell'Europa nei confronti dell'Italia, forse dico nel breve tempo, perché se in questo ambito della cooperazione umanitaria così delicato appare sempre dal punto di vista anche dei media che l'Italia sbaglia sempre nell'accogliere questi migranti. Dal punto di vista cooperativo qual è il vero difetto diciamo, è dell'Italia e dell'Europa oppure c'è un difetto proprio perché sono interessi economici che si muovono, diciamo quello che penso io, però ovviamente sono due domande insieme, cioè secondo lei che cos'è che l'Europa sbaglia in questa comunicazione? Sì, essenzialmente l'Europa sbaglia da due punti di vista. Il primo problema, se lo vediamo a valle, l'Europa non ha una politica unitaria per quanto riguarda l'immigrazione, quindi sbaglia a valle, cioè nel senso che alla fine tu i fenomeni migratori li subisci, non c'è niente da fare, li subisci da est, li subisci da sud, da nord e così. Allora a questo punto un'Europa che ha liberalizzato gli accordi Schengen, che oggi molti paesi denunciano e non lo vogliono neanche più attuare a livello europeo, ha un difetto enorme, la politica dell'immigrazione. E hanno scaricato il problema dell'immigrazione sui singoli paesi. E voi capirete a questo punto che, leggendo in qualche maniera chiaramente, questi, i romani lo sapevano bene, quando a questo punto volevano difendersi dalle invasioni barbariche, creavano gli stati cuscinetti che si prendevano cosiddette tutti i rischi delle invasioni. E chiaramente l'Italia per l'Europa ha un po' questa funzione. E questo secondo me non è solo un grave errore politico europeo, ma io direi che è un grande difetto etico dell'Europa, perché il problema non è solo un problema economico, è un problema morale, etico. E l'Europa ha fallito, secondo me, al di là del rispetto di tutte le carte che sono state deliberate, ha fallito chiaramente su questa visione, e questo è a valle. E chiaramente adesso, salvo ogni tanto quando succede la tragedia, di vedere se si può fare il pattugliamento mediterraneo da parte di tutta l'Europa per salvare queste persone, e se, però nessuno sta pensando effettivamente come creare le strutture di accoglienza, perché è chiaro che Lampedusa è troppo piccolo per essere una struttura di accoglienza, è un territorio così piccolo. Anzi, volevo dire che noi nel meeting che abbiamo fatto a Sorrento, di cui ci citava poco fa Giuliani, noi abbiamo proposto alla fine del meeting, per voi che c'erano un sacco di paesi nella scuola mediterranea, abbiamo proposto, ed è stato accolto, di proporre per il premio Nobel per la pace l'isola di Lampedusa, perché effettivamente l'isola di Lampedusa sta vivendo un momento, però non è questa la soluzione del problema. Allora, se noi lo vediamo quindi a valle, dovrebbe essere messa in sesto la politica europea per l'immigrazione e creare in maniera delle forze unite, tanto per intenderci, per gestire questo problema, e creare le aree di accoglienza che dovrebbero essere in qualche maniera gestite unitariamente da tutta l'Europa. Ma questo è un sogno, non si farà facilmente. L'altro aspetto che secondo me ritengo un errore ancora più grave è quello di non prevenire i fenomeni di immigrazione, perché se l'Europa si fosse data del tempo delle politiche di cooperazione,
non lasciando alle singole iniziative dei vari stati dell'Europa o alle singole imprese il fatto di avere insediamenti su questi territori, molto probabilmente questi fenomeni emigratori non li avremmo subiti in maniera molto diversa. Io penso che, lo diceva il signore della cittadinanza attiva, cioè noi dobbiamo migliorare il livello delle scuole, dobbiamo migliorare la qualità della vita di questi paesi, renderlo un po' più accettabile. Questo automaticamente riduce il desiderio di andare altrove in qualche maniera, ma se noi lasciamo questi paesi non solo con i problemi economici ma anche con i problemi della qualità della vita, ma chi è che giovane non decide di andare dall'altra parte? Resta, lo state facendo pure voi, molti di voi lasciano l'Italia per andare altrove, non sarete nordafricani ma siete in qualche caso italiani che vanno altrove. Non è un miglioramento, il problema è che qualcuno prima o poi fermerà, come si faceva tanti anni fa in Svizzera, fermerà gli italiani che entrano, pure quelli intellettualmente più evoluti. Cioè, con queste logiche non si arriva da nessuna parte. Cioè, cioè dicevo, il problema è non fare il gioco dei quattro raduni. Poi l'anno scorso abbiamo parlato, questo è un termine occorrente proprio, in questo video abbiamo parlato dei giovani, nuovi argonauti. Perché oggi un giovane, non lasciamo se sia il giovane marocchino, italiano, dice, parte pensando che c'è un'isola felice per creare, per avere lavoro, molti chiaramente arrivano, hanno delle delusioni e tornano indietro, però il risultato, ma esiste la politica unitaria del lavoro europea? Non esiste. Poi a questo punto tutti i giovani vanno, immaginate poi quelli che vengono da mondi dove il problema è più grave. Ma il problema più serio, l'ha accennato un poco fa il professor Medico, è che questa carenza di politica sull'immigrazione e questa carenza di cooperazione che vorrebbe in qualche maniera essere riga verso i fenomeni di immigrazione porta a un altro problema, porta a un problema di criminalità che si sta ampiamente diffondendo nel Mediterraneo. Cioè molti di questi signori che vengono dall'Africa vengono a noi, fanno scuola di criminalità, perché loro hanno una criminalità, ma non organizzata come quella italiana o quella europea, imparano il mestiere e lo riportano dall'altra parte. E quindi se voi leggete i rapporti sulla criminalità mediterranea, sono due cose da far paura, perché noi in effetti stiamo insegnando a queste persone, che non riusciamo a gestire i loro veri problemi, stiamo insegnando invece a diventare molti loro ottimi criminali. E questo è l'aspetto. Allora il problema, l'Europa sta sbagliando in molte cose, non lasciamo stare il problema della crisi finanziaria su cui l'Europa sta, ma l'Europa ha sbagliato, ha perso la sconfitta per quanto riguarda le sfide sociali. Cioè l'Europa sta perdendo la sfida per quanto riguarda l'economia, perché è chiaro che i paesi della sponda mediterranea dell'Europa stanno tentando di salvarsi, ma in effetti è un gioco al rimando, ma alla fine si arriverà sicuramente a un punto dove non ci si potrà andare avanti se restano i vincoli attuali europei, perché con una moneta di questo tipo e con i vincoli per quanto riguarda i debiti, i rapporti vari dettati a massimo, non si arriverà a nessuna parte in qualche maniera. L'Europa ha bisogno di espandersi, di svilupparsi, ha bisogno di cultura del debito. E la cultura del debito attualmente non si riesce a portare avanti, né si riesce a svalutare la moneta, perché la cosa più logica sarebbe in questo momento svalutare l'euro, ma la Germania non può svalutare l'euro, e quindi a questo punto ne soffrono i paesi invece che hanno dei problemi diversi. Allora la risposta è questa, che essenzialmente qua noi ci troviamo in presenza di una grande carenza, e questa grande carenza porterà ulteriormente problemi in futuro, perché non è che oggi noi abbiamo posto le basi per risolvere il problema. Lampedusa continuerà a essere, ma non sarà solo più Lampedusa, saranno a questo punto anche altre zone del territorio, ma saranno pure zone della Spagna e così via. Quindi a questo punto il problema è questo. Allora l'Europa purtroppo sull'argomento è, cioè dico, l'Europa ha perso la sfida del sociale. Adesso se non si dà una diritta per quanto riguarda la sfida economica, perderà anche la sfida economica.
E di conseguenza a questo punto, in questa Europa, che cos'è l'Europa? Non si riesce a capire cos'è l'Europa. E l'Europa, dice un mio amico, un economista monetario, dice che oggi ci sono due cadaveri in Europa. Uno è la moneta e l'altro è la stessa Europa. Cioè, alla fine, ha caricato di un'immagine forte, però di fatto la realtà è questa. Europeisti convinti fino a ieri, oggi incominciano ad avere dei dubbi su se si possa permanere in Europa per assicurare lavoro e reddito alle persone. Questo è il nostro problema. Allora, un'Europa che non riesce a gestirsi economicamente, ma difficilmente riuscirà a gestire i problemi di cooperazione e i problemi chiaramente di risposta sociale. Il risultato finale è che alla fine noi saremo in qualche maniera alla confusione che già regna in Europa da alcuni istituzionali, si aggiungerà anche una confusione chiaramente per quanto riguarda i fatti sociali e di conseguenza tutto questo si tradurrà non in un miglioramento della qualità della vita, ma in un peggioramento della qualità della vita. Io sono stato molto pessimista, ma io penso che è meglio il pessimismo che perlomeno ci permette di trovare delle soluzioni o di ragionare in maniera diversa, piuttosto che l'ottimismo chiaramente che tende semplicemente a rimandare nel tempo il problema. Ma quanto dicevamo prima è confermato, di recente ho visto un dossier sull'economia albanese, lo sviluppo, la crescita, e c'era un'intervistatrice che era italiana, una giornalista, che a uno studente aveva chiesto se poi lui aveva desiderio di venire in Italia. Ho detto no, perché dovrei venire in Italia? Io qui c'ho il lavoro, mi riesco a formare bene, quindi ho tutto quello che mi serve, in Italia non verrei mai. Questo è proprio il simbolo che oramai non è più attrattivo, abbiamo perso quell'attrattività. Professore, appunto sul pessimismo, noi abbiamo avuto un convegno precedentemente, abbiamo detto che noi non possiamo far sì, soprattutto per i giovani che già sono pessimisti, di non guardare il futuro con ottimismo. A questo punto allora le volevo dire, se il programma 2014-2020 già è stato fatto, non è che il programma parte il 1 gennaio e lo si va a fare, è un programma che è nato 3 anni fa, quindi noi sappiamo che per l'Italia, decidere l'altra Europa, ma per l'Italia il programma è stato fatto e infatti è stato presentato anche in Italia. Quindi io che ho seguito il programma, dico così, come possiamo guardare con pessimismo quando dicono gli europei, vi diamo 106 miliardi per quelli che sono Erasmus Plus, Horizon, fondi strutturali, più vi diamo 43 miliardi di fondi non spesi dal 2008-2013 e quindi per il 2015 voi potete fare tutto il nuovo welfare, la sanità e tutto il resto. Come? Allora vuol dire che noi qua, in questa sala, e questi giovani, con questa potenzialità economica che l'Europa ci dà, noi dobbiamo guardare il futuro con negatività? No, non è che si guarda a me. Allora, io parto dal principio che una delle regole della vita, e quindi la legge di sopravvivenza, è il vecchio motto dei fratelli Rosselli, non mollare. Quindi non bisogna mai mollare, però non bisogna mai mollare avendo presente quali sono le reali difficoltà. Allora, le reali difficoltà non è tanto questo grande salvadanaio, perché i grandi salvadanai dell'Europa ci sono stati dal 94 al 99, ci sono stati dal 2006 al 2007, ci sono stati dal 2007 al 2013. Risultato, tutti questi grandi salvadanai, anche quelli che non sono stati spesi, non hanno portato chiaramente dei risultati chiaramente significativi per il territorio, anche se sono migliorati nel tempo i sistemi di controllo, i sistemi di le variabili di rottura, tutto quello che volete voi. Che l'agenda sia il nuovo Eldorado, stiamoci attenti, perché alla fine il problema, perché in qualche maniera i soldi non si sono spesi, prima cosa è dovuta ad alcune critiche quando riguarda come funzionano i programmi europei. Prima critica, in un mondo così variante, ma ha senso la programmazione settennale? Questo è il primo problema. Cioè, in un mondo che varia così rapidamente, con esigenze e bisogni diversi, l'Europa riesce ancora a sfornare programmi settennali.
i russi sotto Stalin erano arrivati a 5 anni, l'Europa è arrivata a 7 anni. Quest'anno però per la prima volta allora, faranno una verifica alla metà del... Vabbè. Allora, stanno migliorando. Secondo aspetto, ma non si può pensare di ammettere che c'è una frammentazione dei livelli di spesa come in generale l'Europa permette, cioè non si può, cioè bisogna concentrare i fondi su grandi progetti, su progetti dove veramente c'è un impatto economico, ambientale importante, che ci sono grandi possibilità di creare. Purtroppo anche l'agenda prossima sarà legata anche questa volta a un sistema di governi regionali, purtroppo, che non è che garantiranno, per cui i soldi ci sono. Quindi giustamente i soldi ci sono, però poi che cosa succede? Quando noi andiamo a tradurre l'interno di attività di intermediazione territoriale, noi troveremo chiaramente di grandi ostacoli. E quindi là, è come se non avessimo imparato, noi ormai teniamo 21 anni di esperienza. Pensiamo che quello che è successo in 21 anni di esperienza possa nettamente cambiare nei prossimi 7 anni. Io posso dire, ma questo non significa, attenzione, non tentare, questo significa che molto probabilmente bisognerebbe essere molto più vigili, perché qua è il problema, per esempio l'associazione Roma La Vostra, ma non solo Roma La Vostra, ce ne sono anche altre che fanno, dovrebbe diventare, ci dovrebbe essere un controllo democratico molto più forte sulla spesa, perché non è assurdo che le regioni decidano di spendere a fine anno e pur di spendere buttano fuori qualsiasi cosa, finanziando qualsiasi progetto. Allora, se non cambia questo meccanismo, e non cambierà perché l'intermediazione è fatta dagli stessi soggetti che hanno operato per 21 anni, come possiamo pensare che se la regione Campania o la regione Calabria o la regione Lombardia hanno gli stessi attori che hanno seguito questi fondi per 21 anni, improvvisamente queste persone diventano diverse? Forse se si riuscisse a dare i fondi europei tanto in banca, forse un cambiamento ci sarebbe. Ma se gli intermediari sono ancora gli uomini che hanno gestito per 21 anni i precedenti fondi, io non ho molto speranza. Allora, anche qua l'Europa poteva cambiare passo. Ci sono state le esperienze nel tempo europee che sono state virtuose, non è che hanno. È essenzialmente un'esperienza virtuosa che però è stata tolta di mezzo dall'Europa, erano le formule di sovvenzione globale. Che cos'era la sovvenzione globale? Per chi non sa che cos'era la sovvenzione globale in effetti era una forma di finanziamento che veniva attivata a fronte di un progetto che poteva essere presentato da una rete di imprese, una rete di associazioni e così. A questo punto il progetto veniva ritenuto meritevole e praticamente l'Europa finanziava direttamente il progetto, senza intermediari. Questa iniziativa ha funzionato, la dovessero realizzare pure bene, chiaramente. È chiaro che però questo interrompeva un'intermediazione politica, e questo molto probabilmente è uno dei motivi per cui la sovvenzione globale è scomparsa dall'Europa, perché in questa maniera si riusciva in qualche maniera ad attivare direttamente un rapporto fra soggetti interessati, quindi la domanda vera, e l'Europa. E questa per me è una forma che io speravo che qualcuno... Come pure ci sono stati altri programmi interessanti, per esempio sono stati i programmi per l'agricoltura, che hanno portato alla cosiddetta creazione dei famosi GAL, anche là erano progetti abbastanza diretti, quelli hanno funzionato, solo che molto meglio avevano talmente pochi soldi che alla fine hanno funzionato male, perché poi alla fine i soldi per fare massacrini non erano sufficienti. Però questa è la dimostrazione laddove in qualche maniera l'Europa tende a chiudere il circolo direttamente fra offerte di fondi e domanda diretta, le cose funzionano. Non funziona a misura in cui si mettono in mezzo lo Stato centrale e si mettono in mezzo le regioni. Non parliamo poi se la filiera si allunga e si mette in mezzo le regioni, i comuni, non funziona più. Questo è un po' il problema. Allora, per far funzionare bene questa agenda 2007-2013, bisognerebbe veramente che la cittadinanza attiva o organizzativa
vigilo esattamente sui comportamenti delle politiche regionali con riguardo ai conti pubblici. E questo secondo me è quello che si deve fare. E se si fa questo, molto probabilmente possiamo tornare a essere onesti. Solo per ricordare un altro ottimismo del programma Horizon 2020. Il programma che uscirà adesso, che è online, è valido per il 2012 e 2015 e successivamente verrà revisionato in base ai progetti che vengono fatti in questi due anni. Quindi questo è un pochino migliorato nel tempo. Però il programma successivo verrà fatto in base a quello che viene fatto in questi due anni. Questa è la novità, è una delle importanti novità di questo programma. Passetto avanti. Sicuramente, però il guai sai qual è che io ho dato una regola, si deve di più avvicinare l'offerta di fondi al desiderato finale, cioè quando meno si riduce, quando più si riduce la catena intermedia, più funziona il fatto. Sono assolutamente d'accordo. Questo è quello. E poi ci vuole un controllo che sia anche di carattere sanzionatorio, perché il problema poi se il fatto sanzionatorio è solo la perdita dei fondi, ma chi se ne frega, la classe politica troverà sempre una spiegazione per dire che si sottrae i fondi. Il problema è che invece dovrebbe scattare forse con qualche forma veramente un concetto di danno all'economia di un territorio. E questo chiaramente non è una logica che entra in Europa, cioè nel senso che io ti do dei soldi, l'unica punizione che ti do è quella che poi te li tolgo. Non basta una punizione di solito, bisogna a questo punto che in qualche maniera l'amministratore locale possa essere accusato di una formula simile a quella che oggi noi chiamiamo danno erariale nelle amministrazioni pubbliche, cioè hai fatto danno all'economia e quindi hai una responsabilità personale. Allora se l'Europa scelce pure e si crea la responsabilità dell'amministratore, della regione, fondamentalmente le cose cambiano. Però, mentre su un fronte fosse qualcosa di meglio che si sta facendo, però le posso dire una cosa. Aspettiamo per dare un giudizio alla sua. Nel frattempo muoviamoci. Nel frattempo muoviamoci. Però, purtroppo la storia è molto complicata, cioè ci sono alcuni difetti di fondo che se non vengono eliminati c'è il rischio che chiaramente alla fine questa montagna di danni, che poi è l'unica, perché se voi pensate che a questo punto Stato italiano nel 2015 parte il fiscal compact, quindi il pareggio di bilancio, i comuni italiani non ne parliamo proprio, qual è la situazione finanziaria complicata, le regioni non ne parliamo. Quindi soldi pubblici nazionali ce ne saranno molto pochi. Gli unici soldi per lo sviluppo sono questi che derivano dai fondi comunitari. Se anche questi non li sappiamo utilizzare e investire, e allora a questo punto effettivamente dovremmo. Io spero che la classe dirigenziale di questo paese si dia chiaramente una maggiore visione di responsabilità. Speriamo. Questo è un ottimismo e non è un pessimismo. Io una domanda faccio io a voi. Tutte queste questioni del Mediterraneo, cui voi ormai siete bombardati, perché il Mediterraneo è un tema continuo di discussione, sarei curioso di sapere il vostro vero pensiero, cioè se voi sicuramente dovesse pensare che il vostro futuro è nel Mediterraneo, non pensereste che se sto facendo una misura di probabilità soggettiva, cioè questo mi interesserebbe sapere a me, cioè quando il vostro destino si dissocia da quello del vostro del Mediterraneo. Il mio zio è antisocialissimo, perché io sono ricercatrice dell'Università di Liverpool. Quindi voi puntate a nord, punta? Sono andata a nord. Però è un'esperienza sul Mediterraneo recente, sì, cui avete coinvolto anche voi. Sì, è vero, sono parte di un network che si chiama UTMED, e fa parte di UNIMED, che è l'associazione dell'Università del Mediterraneo.
quindi sono combattuta, sono poco bombardata, devo dire la verità, perché non arrivano molte notizie da parte mia, me ne informo poco, devo dire anche colpa mia. E poi dall'altra parte partecipo a questa associazione. Sono assolutamente cosciente che l'Italia a livello culturale è nel Mediterraneo, più che nell'Europa del Nord, assolutamente. Dal punto di vista personale, in Inghilterra funziona in modo diverso. Rispetto appunto a quello che diceva lei. Sai perché io ho fatto questa domanda? Perché ti chiedo che non bruciamo i nostri destini, quello del Mediterraneo, non faremo niente. Quindi è la realtà. Cioè, quando è che una persona scommette? Quando effettivamente credi che la scommessa ti possa portare una vincita, anche se è probabile. Se voi in qualche maniera partite dal principio che la scommessa non accettate, perché il vostro destino non si induce o Mediterraneo, questo è il vero problema che noi abbiamo oggi. E io ne ho parlato di quello vostro individuale, ma se questo ragionamento lo trasferiamo sull'impresa e l'impresa fa lo stesso vostro ragionamento, dove si arriva con Mediterraneo? Questo è il problema. Allora il problema è un problema di ricreare intorno a Mediterraneo un'azione di fiducia. Chiaramente loro ci tengono con l'associazione. Quindi a questo punto, beh, meglio questo. Però se noi non riusciamo a creare un clima di fiducia in quella Mediterraneo, in cui ci crediamo tutti quanti noi, ma a livello individuale, se voglio dire, e noi molto bene il Mediterraneo resta una lega metafora. Infatti noi lavoriamo su questo, cercare di creare un link con i paesi del Mediterraneo, però vi posso dire, il link culturale è fortissimo e si crea solamente un'atmosfera di molto molto positiva all'interno del Facciamo Fun School. Abbiamo avuto questa esperienza regionale. Sì, sono straordinarie, si crea proprio un'atmosfera di grande collaborazione. Questa è la via, quello che diceva la via sociale. Perché se non intendiamo questa via sarà difficile. E la via sociale è quella che ritorna la fiducia nelle reti, poi lascia stare se sono reti universitarie, reti di imprese, reti di associazioni. Però se noi non ricreiamo la fiducia nel Mediterraneo e la cosa più viene ricreata dalle reti, la però le posso dire che purtroppo sfortunatamente nonostante le nostre successi, iniziative sono assolutamente di successo alla fine a livello di atmosfera, di cultura, anche all'interno di una piccola iniziativa del genere ci sono degli scontri e questo lo trovo abbastanza significativo. Allora sì, perché è questo l'unico, siete sulla pasta, siete fatto così e gli altri invece. Posso? No, lei non può parlare. No, sentiamo qualcuno che a questo punto deve scommettere su un futuro. Sì. Lei non è che non c'ha futuro, però è chiaro che la visione sua può essere, lei in ogni caso è pieno di valori etici, lui è meno che pieno di valori etici, perché lei ha l'esperienza e lei sa dell'esperienza. Lui invece a questo punto se la deve fare un'esperienza. E che pensa lei del Mediterraneo? Guardi, io mi occupo essenzialmente di Turchia, insomma, mi sto apprestando a un possibile dottorato più orientale sulla Turchia, per sicurare se l'ingresso della Turchia nella NATO. Credo che l'Europa debba fare questo passo in avanti, ma anche la Turchia dovrebbe fare questo passo in avanti verso l'Europa. Si pensa ad una possibile data dopo il 2020, di possibile entrata della Turchia in Europa, ma in realtà è l'Europa che entra in Turchia, lo sappiamo benissimo. Penso che comunque sia una cosa buona, tra l'altro la Turchia già fa parte di molti organismi a livello europeo, anche a livello di programmazione europea la Turchia è inserita tra i paesi con i quali si possono stipulare vari accordi di cooperazione e cose varie, ma credo che sia un passo significativo e l'Europa che collabora maggiormente a livello economico con la Turchia porterà sicuramente un miglioramento economico per i mezzogiorni d'Europa, non solo per il mezzogiorno d'Italia, qui si tende sempre a confondere il mezzogiorno. Però ad Ankara, non nella parte culturale, perché sono dei problemi a livello di ignoranza, insomma. Ma credo di sì, per affari però. Beh sì, io lei a questo punto più che a me è che ha fatto così. Io ho un amico che a un certo punto che voleva studiare a Napoli, adesso lui insegna all'università turca, veramente. Però si è fatto musulmano e ha sposato una curda e lui vive tranquillamente ormai a Istanbul, è una scelta di vita, cioè un napoletano, quindi cioè dico queste reti, però è una persona che ha avuto fiducia in quell'altro mondo in qualche maniera, io penso che questo
Infatti Erasmo Plus, penso che questo sia il valore, è quello che oggi era difficile, molte quando uno doveva andare a qualche parte, sceglieva Belgio, Inghilterra, io penso che si possa scegliere, bisogna andare in Turchia, in Algeria, e questo secondo me è la grande esperienza europea. In questo esempio qualcosa si potrà fare bene sia nelle università meridionali, però insomma riescono a anche a creare un clima di fiducia, perché molte volte nelle università, anche per le esperienze di ecco, quando uno studente viene a chiedere dove andare, subito si dice allo studente vai a Vienna, oppure vai a Lomagna, oppure vai là, difficilmente si dice vai ad Algeri. Questo è un difetto culturale, purtroppo di molte università. Certo, se mi dicessero vai in Cinerà, devo dire un attimo, un attimino. Ma in questo momento è quello che è voluto dire. Sono in Siria, allora lei a questo punto può parlare, abbiamo sentito io. Lei se ne arrende in questi paesi. Sì, noi abbiamo un progetto come il Tribunale dei diritti del malato, di cittadinanza attiva, con il Marocco. Cioè una delle problematiche di questi paesi è poi che loro non hanno una prevenzione di tipo medico, sanitario, per cui tra di loro poi loro mangiano molta carne, per cui la obesità e le malattie cerebrovascolari sono alte quanto non. Per cui noi con l'associazione Dieta Mediterranea di Geremia Stampa e Cittadinanza Attiva vuole con lo Stato del Marocco iniziare un progetto, perché loro fanno parte dell'UNESCO, dal punto di vista scientifico loro stanno a quota zero. Noi daremo le nostre risorse scientifiche che Geremia Stampa con il suo equip fa parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per poter portare un progetto sanitario, salute in tutte le politiche anche in questo paese, dove noi abbasseremo le mortalità evitabili con quello che dicevo prima, che erano gli antiossidanti della dieta mediterranea, che oggi la Russia, i paesi del nord, in questo periodo fino ai prossimi 6-7 mesi staranno senza ossidanti, che sarebbe la filiera corta degli alimenti. Se il meridione d'Italia e il meridione dell'area mediterranea capisce che l'alimentazione è la base della nuova trasformazione economica, perché se non si sta a salute a 40 anni viene l'infarto, voglio sapere che cosa farà l'individuo e quale vita miserevole fa. E poi se noi andiamo a dire che in Italia 111 miliardi si spendono ancora per le cronicità della sanità pubblica, e gli altri paesi, 50, l'hanno abbassato dell'80%, voi vedete benissimo dove andare a pigliare gli altri. Quindi non è filosofia soltanto, ma è realtà che abbiamo fatto in altri stati. Avete qualche osservazione, qualche domanda? Però se iniziate sempre tutti. In ogni caso, abbastanza difficile. È stato difficile soprattutto per quei giovani, perché voi dovete costruire queste difficoltà nel vostro cammino, è la cosa più difficile, perché purtroppo questa crisi che sta vivendo il mondo non è una crisi culturale, non vuole qualcuno pensa in francese a tutti quanti, purtroppo è una crisi strutturale dove cambieranno completamente i valori di riferimento e questo porterà ulteriormente a di cambiamenti, perciò io dico che le programmazioni settennali in questo momento sono molto discutibili, perché è chiaro che 2013-2020 è stato concepito già a partire da 3 anni fa, quando il mondo era abbastanza diverso da oggi, cioè, questo è il problema che noi ci dovremo affrontare nei prossimi anni, però è chiaro che laddove si riesca a utilizzare l'utilizzo dei fondi, momenti che sono sempre possibili, ho preso così. Posso fare una domanda? Sì. Beh, mi chiedevo qual è secondo lei il programma lungimirante della signora Merkel che non vuole svalutare, perché un'Europa che va a fondo tira a fondo anche la Germania, quindi non riesco a vedere una lungimiranza nell'azione tedesca, però cioè... Ma guardi, il problema della Germania è molto particolare, perché allora
cosa si dovrebbe andare a pensare, a vedere effettivamente che cosa pensi di Derisci e non che cosa pensa la Merkel. Allora, in Germania, se lei sente un po' parlare un po' le diverse voci, chiaramente, lei vede che per esempio molti tedeschi sono euroscettici, cioè nel senso che alla fine in molte imprese tedesche c'è l'euroscetticismo. Però è chiaro che c'è un problema fondamentale, che in effetti, come voi sapete, l'euro in effetti per l'Italia è una moneta sopravvalutata, ma per la Germania è una moneta sottovalutata, cioè in effetti loro attraverso l'euro hanno fatto la svalutazione del marco, che sarebbe l'euro, che l'hai fatto? Sì, ma lo potrebbe essere. Allora, però al governo loro pensano di gestire il fenomeno, che è il problema? Allora la parola lucidinanza non lo so fino a qualche punto c'è veramente, perché? Perché loro stanno facendo i conti con la finanza, non stanno facendo conto con i problemi sociali dell'Europa. E quando a questo punto incominciano chiaramente a muoversi i popoli, perché le condizioni di vita e gli indici di povertà sono in aumento un po' in tutti i paesi europei, compresa l'Italia, chiaramente, è ovvio che a questo punto il problema viene di diversi. Allora pensano a questo punto di poter risolvere i problemi con la finanza. Purtroppo il problema della finanza è un aspetto derivato dell'economia, non è un aspetto principale dell'economia. Infatti l'Europa c'è capovolta, cioè dovrebbe venire prima l'economia e poi la finanza. E questo è il problema vero. E allora lei mi chiede lucidanza, io dico lucidanza non c'è. Purtroppo alla fine si arriverà a un momento in tale che o loro hanno fatto un disegno politico di arrivare fino a una certa fermata e poi cambiare. Perché anche questi in politica si fa, cioè io alla fine tiro e poi a un certo punto muovo e quindi cercando di massimizzare il mio utile fino a quel momento. Può essere anche che questa sia la strategia della Germania, però se uno la valuta globalmente dal punto di vista dei problemi che sta avendo di disagio sociale, di inclusione sociale sta avendo l'Europa, voi tenete presente che la Svezia, dico quello, la Svezia sta sempre un modello di sistema sociale e di sistema sanitario all'avanguardia. Non vuoi più? Che sta succedendo in Svezia? Stanno liberalizzando i servizi sociali. Per cui a questo punto stanno appaltando alle imprese, che chiaramente hanno problemi di ottimizzazione dei costi, i servizi. Risultato finale. Sta peggiorando realmente anche il sistema, il modello sanitario svedese. Cioè, quindi in effetti non è l'Italia che soffre, è la Svezia, è la Finlandia. La Finlandia, un paese, è tutto di Napoli, la Finlandia di Venezia. Allora, io qua non ce l'ho, ma sarebbe interessante farvi vedere lo studio che è stato presentato a sorrento della Finlandia. E, in effetti, ci sono degli osservatori che continuamente monitorizzano il livello di coesione sociale, perché per loro la coesione sociale è un importante valore di sviluppo della loro società. Adesso però loro hanno un problema, gli immigrati. Chiaramente non si rende, questi indicatori di coesione sociale si stanno completamente distruggendo e loro non sanno come risolvere il problema. Perché chiaramente le istanze che vengono, i bisogni che vengono da queste persone sono di tipo completo da quelle che si individuava prima come dal loro capitale sociale e non sanno come fare. E questo è un altro esempio di che cosa, che siamo andati paesi a nord, chiaramente. La Germania pure vive una serie di contraddizioni. Allora l'Europa dovrebbe darsi una cosa, dovrebbe a questo punto, uno, allentare il famoso limbo sul 20%. Il 3% dovrebbe essere portato a un valore superiore, quindi liberare tutti del debito. Lo possono fare in vari modi, lo potrebbero fare non solo per potrebbero limitare la spesa corrente al 3% e potrebbero invece portare la spesa per investimenti fino al 5%. Se facessero questo, ci sarebbe improvvisamente uno sviluppo in Europa notevole, perché questo porterebbe due conseguenze. Porterebbe uno alla Banca Centrale Europea a
aprire di più i cordoni del credito, chiaramente per precisare sviluppo e quindi finanziare l'Africa. Questo permette anche di giocare diversamente nel cambio fra euro e altre monete. Ma se non si fa questo, il problema resta che gli stati non riescono più a finanziare niente. E Italia, Spagna, Portogallo, Italia, Grecia. Ma adesso che sta succedendo anche in quei paesi che da poco sono entrati nell'Unione Europea, stanno avvertendo i disagi. Voi non dimenticate il problema che sta vivendo l'Ucraina, che è un problema, cioè prima si correva in Europa, oggi non so fino a che punto c'è questa volontà di correre in Europa, cioè, perché effettivamente c'è qualcosa che non sta funzionando e che viene ormai pesantemente avvertito. Cioè, può essere mai che il presidente Obama degli Stati Uniti si permette di dire all'Europa, cercare di fare, insomma, è assurdo che una nazione veramente dica un'altra nazione come comportarsi, però la realtà questa è, quindi significa che i segni negativi sull'Europa ormai hanno un valore che in qualche maniera va ben al di là dei problemi interni dell'Europa, e se non si risolvono questi problemi purtroppo la ricchezza scenderà ulteriormente, la disoccupazione aumenterà ulteriormente, ci saranno problemi chiaramente di disagio sociale. E il problema dei forconi, gli spagnoli, italiani, non verranno più niente. Ma questa è un problema che la Germania non si sta proprio ponendo, perlomeno nella mia visione, perché il flusso migratorio si muoverà ad un certo punto, non essendoci anche barriere a livello europeo. Quindi... Però non ti faccio così sciocchi. No, non ti sottovalgo perché poi faccio un esempio. Pannelli solari. Sì. Allora. Pannelli solari, dice che c'è dei pannelli solari, non c'è. Chiaramente l'Europa ha una carta che può giocare sulle cosiddette importazioni contingentate. Cioè io in effetti ubbidisco agli accordi del WTO e quindi fra nazioni, chiaramente accetto importazioni. Quando si tratta a questo punto di andare a parlare di pannelli solari, però i pannelli solari sono contingentati. Perché sono contingentati i pannelli solari? Perché le industrie tedesche producono i pannelli solari e i pannelli solari si producevano in Cina e erano a un prezzo così basso e anche di qualità non male, per cui stavano invadendo l'Europa distruggendo l'industria tedesca di produzione. Ma questo perché non si è fatto per le scarpe italiane? Che tutte le aziende che producevano scarpe italiane sono saltate completamente. Noi nel sud avevamo scarpe. Allora, anche qua c'è qualcosa che non funziona, cioè c'è qualcosa che non funziona a questo punto. Non è pensabile che tu proteggi alcuni tipi di produzioni e non ne proteggi altri, e questo è il problema vero dell'Europa, che è un'Europa di carta, non è neanche più un'Europa di uomini, un Parlamento che praticamente non può da niente, un Parlamento europeo che non può da niente, la Commissione che è un organo monocratico che non si capisce più bene la cura, che non elegge nessuno, allora quali sono i diritti suoi nei confronti dell'Europa? Qual è il suo rappresentante a livello europeo? Questo è il problema. Allora il problema è l'Europa ha un grosso problema di democrazia, e quando i processi non sono democratici, chiaramente lei deve a questo punto che è una dittatura burocratica l'Europa. E di fatto è. E in questo gioco la Germania è una forza. Se ci fosse chiaramente una, come diceva il nostro bravo Altiero Spinelli, che fino alla morte ha tentato di far approvare lo statuto, chiaramente, cioè di avere gli Stati Uniti in Europa, sarebbe stato ben diverso. Oggi noi abbiamo un Parlamento con buonanotte. Noi non riusciamo a far arrivare l'estate, e questo spiega perché i nostri paesi non riescono in qualche maniera a impattare sulle logiche abbastanza ferme, perché la Germania si fa forte dei trattati. Allora bisognerebbe a questo punto avere il coraggio, anche gli altri paesi, di dirsi e di dire il trattato si spaccia, se ne fa un nuovo.
ma i paesi purtroppo non sono unici paesi, perché ognuno poi pensa di trarre dall'Europa qualche vantaggio. E non so dire, perché basterebbe fare il fronte dei paesi dell'Europa euro-mediterranei e sarebbe già un fronte abbastanza unito per poter mettere chiaramente in fronte alla Germania a portare. Noi non siamo riusciti a parare i debiti europei. Voi sapete, guarda, in questo parlo un discorso, ma secondo me, in effetti l'Europa aveva un problema. Se noi dovevamo finanziare lo sviluppo e non potevamo aumentare i debiti, potevamo andarci a indebitare sull'estero. E questo è il grosso disegno dell'Europost, cioè in effetti grossi prezzi obbligazionari dell'Europa emetteva nei confronti del mondo in modo che a questo punto non alterava i vincoli di bilancio, ma vi finanziavano il resto del mondo. La Germania si è dichiarata pure contro questo. Quindi in effetti la Germania sta accostando l'Europa di sera. Quindi non è che non ci sono le idee per poter far crescere, ma tutte le idee vengono bocciate perché effettivamente la Germania vuole mantenere per il momento un suo equilibrio. Poi no, a un certo punto può essere che lo mollerà. Però quando lo mollerà significa che l'Europa, cioè dell'Italia, si troverà un reddito chiaramente che nel 2050 sarà grosso modo la metà del reddito degli anni 40. Queste sono le previsioni. Cioè se continua questo tipo di andamento, nel 2050 un cittadino italiano avrà la metà del reddito del potere di acquisto che arriva nel 2000. Allora quando lui ha presentato le differenze e le, se le proiettassimo al 2050. Questo è il problema. Allora questi sono i veri problemi di fondo. Purtroppo che non viene risolto, cioè ce l'hai dico. Le eccellenze singole vanno bene, l'ottimismo, però qua il problema dell'Europa è un problema macro, non è un problema micro. Se non si mettono in funzione in modo i grandi sistemi, non si esce all'Europa. No, poi più che altro qui concludo, perché parlano i programmi europei di competitività a livello mondiale, non ci sarà, a meno che non si risolve questo problema di fondo, perché non si compete con la Cina, non si compete con gli Stati Uniti. Perché le mie sono due, o lei a questo punto fa ripartire lo sviluppo in Europa, però deve a questo punto aumentare il debito, e poi lei il debito lo può aumentare, o vedendo che viene vinto oppure inflazionando la moneta, parliamoci chiaramente, e nell'una dell'altra si vuole fare, oppure chiaramente l'altra via sarebbe quella a questo punto di, con un disastro di tornare alle monete nazionali, oppure come qualcuno sostiene di inventarsi 2 euro, cioè in effetti l'euro 1 e l'euro 2 che sono legati dall'Italia veramente e rinventano il serpente monetario di vecchia memoria, solo non basato più su 6 o 7 monete ma basato solo su 2 monete. Questo permetterebbe chiaramente di avere per i paesi più deboli 1 euro competitivo rispetto ai paesi più forti avere 1 euro competitivo. Però tutto questo insomma, sarebbe un disastro farlo. Sarebbe secondo me più semplice allentare il debito, cioè il famoso 3% portarlo al 5%, ancorché semplicemente per le spese in mondo capitale, cioè gli investimenti. Cioè se l'Europa riuscisse a fare questo, cambierebbe chiaramente cambierebbe lo sviluppo e cambierebbe le possibilità di occupazione della regione. Questo è il mio punto. Perché le cose di lanciare gli spunti da riprendere, ne abbiamo avuto di praticamente fuori delle per i vostri impegni, ne abbiamo. Il problema è un po' complicato. Comunque. Anzi, chiudo questo fatto con un dubbio che vi voglio mettere nella testa, che viene da chiaramente osservatori attenti, economisti attenti. Qual è il valore delle agende? Qualcuno dice che le agende sono uno specchietto per le altre, per distrarre chiaramente i territori dai veri problemi dell'Europa. Cioè in effetti crea una falsa speranza che alimenta illusioni, ma in effetti non sono. Del resto voi siete pensati al mito della convergenza. La convergenza è mito, che è pensabile. La convergenza dovesse essere un obiettivo basato semplicemente sul debito. Per anni hanno fatto credere che la convergenza fosse sul debito.
come se la convergenza non fosse anche su altri valori. Questo ti deve far pensare qual è il vero significato di un'analisi che va al di là delle singole applicazioni, un'analisi chiaramente, cioè la razionalità spinta, perché voi dovete, secondo me, nella vita bisogna sempre avere quella razionalità che vi porta sempre a riflettere che cosa ci può essere oltre lo strumento. E le agende europee, in effetti, hanno diffuso una serie di miti, di cui uno era quello là che ormai fa sorridere adesso la convergenza, basata semplicemente sul fatto l'allineamento della ricchezza, come se a un certo punto non ci fossero altri valori da allineare. E questa è la ricevuta su che cosa significa l'Europa sociale. Va bene. Grazie professore.